Veramente non ho parole. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Meglio specificare come funziona la challenge settimanale perché come al solito c'è chi capisce cazzi per palazzi. La challenge settimanale consiste nel completare tre missioni di ricerca del bunker. No, tre ricerche del bunker. Se avete già completato tutti i progetti di ricerca, comunque potete completare la challenge settimanale, ricevere i 100.000 dollari e ricevere la felpa. Come potete vedere, io su questo personaggio ho completato tutte le ricerche. Non ho progetti attivi, non posso accelerare la ricerca e come potete vedere non ho niente di bloccato perché ho sbloccato tutto. Comunque però posso avviare le missioni di ricerca del bunker. Per avviare queste missioni diventate CEO o Motorcycle Club, andate sul vostro telefono e chiamate l'agente 14. Chiamando l'agente 14 vi arriverà questo messaggio: richiedi un'attività di ricerca del bunker. E queste sono le missioni che dovete fare per completare la challenge settimanale questa settimana. Queste missioni le potete richiedere all'agente 14 anche se avete già completato tutti i progetti di ricerca. Come avete visto, io ho completato tutte le ricerche, ma la missione comunque la potevo svolgere e di conseguenza posso completarmi la challenge settimanale, completando tre di queste missioni, ricevere i 100.000 dollari e la felpa che regalano questa settimana. Nel mio caso, che ho completato tutte le ricerche, la missione mi pagherà 30.000 dollari. Se invece dovete ancora completare dei progetti di ricerca, questa missione vi aumenterà la barra di ricerca, chiamiamola così, le scorte della ricerca, non so neanche io come chiamarla. E questa settimana su queste missioni c'è praticamente il per 3. Io guadagnerò 30.000 dollari perché è per 3. Chi invece ha da completare ancora dei progetti di ricerca guadagnerà tre volte quello che si guadagna normalmente, perciò è come se completerete tre di queste missioni, detta in parole povere. La missione è sempre uguale, cambia solo la location, tutte le volte dovrete andare in questo covo di sbirri e abbattere un Juggernaut. Tranquilli raga, sembra complicato, i Juggernaut fanno paura. Ma non è poi così complicata. Poi io vabbè che sono un coglione che c'ho l'oppressore al posto di missilarlo scendo a piedi, ma è un altro discorso. Ma andate tranquilli, non è così complicata come sembra. Quindi raga, la challenge settimanale la potete completare anche se avete già completato tutti i progetti di ricerca del bunker, perché queste missioni le potete avviare anche se avete già completato tutti i progetti. Una volta che avete abbattuto il Juggernaut, vi avvicinate al suo cadavere e recuperate i dati della ricerca. Raga, scusatemi per questo video inutile, ma vi assicuro che mi hanno fatto una testa così per questa challenge settimanale. Su Instagram mi hanno scritto tre persone diverse, incazzate nere con Rockstar perché a detta loro non potevano completare la challenge e neanche ricevere la maglietta perché avevano già completato le ricerche, cosa che non è vera perché come vi ho fatto vedere anche io le ho completate, ma le missioni le posso avviare e posso completare la challenge. Su Messenger mi hanno scritto altre due persone la stessa cosa e nei commenti di YouTube altre due persone, almeno fino alle 1:30, non so se poi si è aggiunto qualcun altro. Quindi ho deciso di fare questo video per non passarmi tutto il weekend o addirittura tutta la prossima settimana a spiegare che sono missioni di ricerca da completare e non tre progetti di ricerca, cosa che ho detto anche nel video dell'aggiornamento settimanale. Ma come al solito, raga, come ho detto prima, anzi lo ripeto per la seconda o la terza volta, c'è chi capisce cazzi per palazzi, parla tanto per parlare, è il bello che insulta e insulta anche Rockstar non sapendo le cose. Veramente il web è un mondo fantastico, pieno di scappati di casa, cioè veramente non ho parole. Quindi raga, che avete completato i progetti di ricerca o che non li avete completati questa settimana, questa benedetta challenge, la potete completare. La missione, se avete completato tutte le ricerche, vi pagherà 30.000 dollari. Se non avete completato le ricerche, vi aumenterà la barra della ricerca per 3, perché c'è il bonus
per 3 questa settimana su queste missioni. Raga, siamo giunti alla fine di questo video inutile e video sfogo. Spero che vi sia stato d'aiuto, ma la cosa era già abbastanza chiara su come funziona questa challenge settimanale. Se avete domande, fatemelo sapere nei commenti, vi farò sapere orario e giorno della live tramite i miei social e un post community qua su YouTube. E basta raga, noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!